Ciao ragazzi, sono Collera del server Discord Yumba. Oggi vi porto la mia profile di Branded Bestia al Despia e vorrei ringraziare appunto Umba per l'occasione e niente, iniziamo subito. Magari cerco anche di spiegare qualche carta per comunque qualcuno che fosse interessato, ma non troppo esperto. Giochiamo tra Luber, su Normal o Special ci cerca Magia Trappola di archetipo marchiato e poi torna da Grave targettando un mostro dell'avversario quando un nostro mostro fusione lascia il terreno per conto dell'avversario. Il cerchino principale del mazzo lo vogliamo avere. Doppia tragedy. Doppia perché in mano non fa troppo schifo. E niente, se viene mandata al cimitero di effetto bannata, ci aggiunge mostro Despia. E al cimitero, durante un altro turno in cui abbiamo attivato il primo effetto, si banna di costo, targettiamo Magia Trappola marchiata alla risetta sul campo. Aiuta chiaramente al grind questa carta, lui è opinabile, potete toglierlo, lui aiuta un sacco al grind e loopa Mirror Jade, fa fare tante belle cose. E entrambi hanno effetti se vengono fusi da mano terreno, sostanzialmente lui torna per conto suo, lui fa tornare un mostro fusione, lui su campo quando viene evocato un mostro Xyz, Link, bla bla bla, nega targettando un mostro. Triplo Albatz, e vi chiederete perché triplo? Triplo perché con le Shizu in giro, se ve li millan 2 solitamente piangete, però voi li fottete perché avete il terzo. Tutto inaspettato, il terzo fa fare cose carine. In mano non è troppo un brick perché non facendo la combo vecchia non mandiamo tragedy di Branded Fusion, volendo lo possiamo scartare di Rubellion, abbiamo un target valido per Branded Irred, cosa che difficilmente abbiamo in questa versione. E chiaramente 3 pair di Branded Fusion, cosa fa Branded Fusion? Fonte mandando Dalek. Tripla opening, evoca Despia da mazzo, scartando una carta da effetto da mano. Al cimitero ci protegge fusione da distruzione ed effetto carte. Poi giochiamo queste tre pelle mono. Queste due sono i nostri unici due accessi a Guardian Chimera, che comunque giochiamo perché è una power play incredibile. Queste due le gioco entrambe assieme perché comunque tra Bestiale e Reshuffler vogliamo risolverne almeno una. Cosa fanno queste belle carte? Fondono. Questa qui targettiamo fusione un Despia che abbiamo al cimitero, lo restiamo e poi fondiamo. Questa qui è una poly sostanzialmente, e poi quando il nostro Fatah non fusione viene outato, ci resta un fusione dal cimitero. Questa qui targettiamo un Despia o un Albatz dal cimitero, lo riprendiamo in mano e poi fondiamo con materiali da mano o da terreno. Poi abbiamo reparto Bestial, 3 Rubellion. Rubellion si scarta e adda mostro Bestial. Poi torna per summon condition dal cimitero o terreno, tributando un drago livello 6 o superiore Dark. Anche il nostro Albion di extra. E quando è sul terreno, lui ci va a mettere una magia trappola continua branded da mazzo scoperta nella zona magia trappole. Sono tre effetti, tra virgolette, uno più forte dell'altro. Tutti questi entrano targettando un light o un dark in entrambi i cimiteri. Se il nostro avversario controlla mossi sono tutti quick. Lui in end ci va a dare un drago. Lui se viene mandato al cimitero anche da mazzo, questo qua volendo. Quindi potete mandare anche di branded fusion. Ci fa sciocca di un bestial o di una carta magia trappola branded. Questi due, se vengono mandati da terreno al cimitero, targettiamo un mostro dell'oppo evocato specialmente e lo mandiamo al cimitero. Tutti molto forti, chiaramente. Come target di Rubellion, giochiamo queste tre mono. Questa qui, quando il nostro oppo speciale o normale o mostro, targettiamo un bestia al cimitero, lo rievochiamo. Quando una carta light o dark viene bannata, la targettiamo, mettiamo in fondo al mazzo, peschiamo uno. Questa qui è una meltdown di archetipo. Questa qui, se controlliamo un bestial, tributiamo un drago, targettiamo carta dell'oppo, la spacchiamo. E in end ci va a riposizionare, anzi a riattivare scoperta nella zona di magia trappole, una magia trappola continua branded. Come target di Lost giochiamo Monokit perché aiuta al grind, è un Aluber un po' più scarso diciamo per certi versi, in realtà è anche più forte perché sto qua non solo da deck ma anche da bannate da cimitero raggiunge, però poi dobbiamo rimettere una carta da mano in fondo al mazzo. Mono Albion che è un Upstart Goblin di archetipo, Mercurier è un neghino sostanzialmente, ve lo cercate e potete, è una Entrap. Quando l'ho tirata ho sempre vinto, è incredibile. È Mono Cartesia che sostanzialmente è uno scartino infinito al momento, perché i supporti ancora devono uscire. Cartesia, per chi fosse interessato, è una polimerizzazione sui piedi, fonte da mano terreno. Reparto Staple, Mono Burial, Mono Culled e tre Spoli. Mono Burial perché è una partenza in più, possiamo mandare Saronir, possiamo mandare Tragedy. Quindi appunto ci andiamo ad addare a Luber, Culled perché il mazzo continua a perdere da Ashio su Branded Fusion, tre Spoli perché è il going second del mazzo. Passiamo all'extra, giochiamo doppio Albion. Albion su summon vuole fondere un mostro fusione, bannando materiali da terreno, mano o cimitero. Questo qua in end, se nel cimitero ed è stato mandato in quel turno, ci va a posizionare o ad addare in mano una magia trappola branded.
Monobelenatus, perché se ci rubiamo un Mirror Jade vogliamo avere due target validi e non due Albion, per esempio, che purtroppo è Moss per turno. Entra per Contact Fusion tributando, anzi mandando draghi da entrambi i terreni, quindi se noi tipo controlliamo un drago nostro oppo pure possiamo mandarli così. Contact Fusion, lui entra e picchia mostri n volte tanti quanti draghi sono stati usati. Al cimitero lui come Albion ci va ad aggiungere una magia polimerizzazione o fusione normale, quindi non super poli. Questo qua ci ha da solo Branded Fusion in questa versione di mazzo. Giochiamo doppio Rebellion, fa come Albion, però lui al posto di bannare si rimischia da bannato il cimitero e terreno. Ha un piccolo costo di scartare uno, ma tanto ce ne frega poco di scartare per i plus che facciamo. Doppio Mirror Jade, probabilmente la carta di extra più forte, banna un mostro mandando di costo da extra al cimitero un mostro che menziona Albatz, quindi possiamo andare tutti questi sostanzialmente. Banna appunto un mostro senza target, se lascia il terreno per causa dell'oppo fa una Rage Keen Hand, Monoguardia Chimera resta sempre una power play incredibile del mazzo, toglie roba scomoda, auto win contro i control perché la spariamo in hand. Li spacchiamo da roba che 7 e vinciamo sostanzialmente. Su Summon ci va a spaccare e pescare in base a quanti materiali abbiamo usato da terreno e mano. E dovete usare per forza materiali da terreno e mano per calarla. Reparto Despia, giochiamo doppio Masquerade e Mono Quiritis. Lui burna ogni volta che il vostro avversario attiva una carta. Burna per 600, se ne abbiamo due burna per 1200. Potete giocarla anche a 3, però boh, a 2 è già pesante per alcuni diranno. Quiritis riduce a zero tutto ciò che non è fusione livello 8 superiore e se lascia il terreno per causa dell'avversario, per effetti dell'avversario, ci evoca un Despia o un Albatz da mazzo. Cosa molto importante, per esempio, situazione ipotetica, attiviamo lui, Negan di Barone, spaccano, effetto Quiritis, porto da mazzo, fondiamo Barone Albatz per effetto di Albatz. Target di Spoli, Mono Stapele, Mono Madragon, Mono Garura, Mono Starving Venom. Lui è un po' questionabile, però ci aiuta ad alzare torri grosse. Che su Summon targettiamo, si pompa, e l'attacco di ciò che abbiamo targettato. Se viene rotto fa dare cechi pure lui. Garura si fa easy, due mostri stesso attributo e stesso tipo. Entra. E se viene mandato al cimitero peschiamo uno. Grandi effetti. Lui era stesso attributo, tipi diversi. Target di Spoil anche lui è molto generico e in Quick si cambia attributo, tutto ciò che ha il suo stesso attributo è intargettabile. Stapelia, un fusione, un dark, e mette un segnalino, non so come si chiama, un segnalino francamente, però comunque ciò che ha il segnalino è di livello 1 e finché lui resta sul campo ha pure gli effetti negati. Questo era il mazzo, la side chiaramente è a vostro piacere e gradimento. Saluto Umba, saluto tutti quelli che vedranno questo video, per qualsiasi domanda scrivete pure nei commenti.